Fra le qualità che bisogna combattere altrettanto quanto la collera e l'irritazione sono la paura, la superstizione e il pregiudizio, la vanità e l'ambizione, la curiosità e le chiacchiere inutili, la tendenza a stabilire distinzioni fra gli uomini in ordine alla loro posizione esteriore, alla loro razza, alla loro discendenza e così via. Ai nostri tempi riuscirà difficile comprendere come la lotta contro tali qualità abbia a che fare con l'intensificazione della capacità cognitiva. Ogni occultista sa però che tali cose esercitano un'influenza molto più grande che non l'aumento dell'intelligenza e la pratica di esercizi artificiali. Un malinteso può assai facilmente nascere, ove si ritenga che per essere coraggiosi occorra diventare temerari, o che per lottare contro i pregiudizi di casta, di razza e così via, si debbano ignorare le differenze che vi sono fra gli uomini. Si impara piuttosto a giudicare giustamente solo quando non si è più vincolati da pregiudizi. Anche dal punto di vista comune è vero che la paura impedisce di giudicare con chiarezza un fenomeno e che un pregiudizio di razza impedisce di penetrare con lo sguardo nell'anima altrui. Il discepolo dell'occultismo deve sviluppare in sé questo senso comune, affinandolo con grande delicatezza e intensità. Da L'iniziazione di Rudolf Steiner.